Poi che cosa ho scovato? Una vecchia mappa. Che dico vecchia? Questa è antica. Che dico antica? Questa è antichissima. Avrà, ma secondo me avrà almeno 200 o 300 anni. Guardate che bella. È un'isola del tesoro. Ci sono i teschi, le palme. E poi qui c'è uno strano tracciato che porta da qualche parte. E vabbè, insomma, lo sapete che non so dire le bugie. In effetti no, non l'ho trovata. Non è nemmeno così antica. L'ho fatta io l'altro giorno. Ed è molto semplice fare una mappa così. Abbiamo bisogno solo di un foglio di carta e di un ingrediente segreto. Ho catturato la vostra attenzione, eh? Volete sapere qual è l'ingrediente segreto? Lo scoprirete dopo. Intanto, per fare una mappa così abbiamo bisogno di un foglio A3, è leggermente più grande di un classico foglio A4. E poi vediamo come fare. Strappate via tutti i bordi del foglio per ottenere quell'effetto frastagliato tipico della carta antica. Soprattutto in questo caso non dovete essere precisi. Più il bordo è frastagliato e seghettato, meglio è. Adesso cominciate a dare sui bordi del foglio dei piccoli schiocchi secchi con le dita. Vedete come si strappano ancora più irregolarmente? Tutto questo darà un aspetto veramente autentico alla vostra mappa del tesoro. Continuate a dare questi schiocchi finché non avrete ottenuto questi piccoli strappi lungo tutti i bordi del foglio. E dopo aver fatto tutti i nostri strappi, il foglio di carta dovrebbe assomigliare a questo. Vedete, già così sembra vecchio e logoro, ma dobbiamo renderlo ancora più antico. Che dico antico? Antichissimo. E allora è arrivato il momento di scoprire qual era l'ingrediente segreto di cui vi ho parlato prima. Allora, sapete che cos'è? Più semplice di così non si può. È il caffè solubile. Eccolo qui. Allora, prendiamo una ciotola, versiamo dell'acqua calda, ma diciamo tiepida, non deve essere bollente. E poi soprattutto chiediamo se possiamo usare il caffè. Diciamo che non dobbiamo berlo, ma dobbiamo farci questa cosa qui, una bella mappa antica. Ne versiamo due cucchiaini e guardate come si scioglie. Il liquido deve essere abbastanza scuro come questo. E adesso vediamo che cosa farne. Vediamolo insieme. Quando il caffè solubile si sarà sciolto, intingeteci il pennello e spennellate il liquido sul foglio strappato. Ah, vi consiglio di ricoprire la superficie del vostro tavolo di lavoro con dei fogli di giornale per evitare di sporcarlo. Non c'è bisogno che lo passiate in maniera uniforme, anzi, se in alcuni punti è più macchiato e più denso, l'effetto finale risulterà ancora più bello. Ricoprite tutto il foglio e assicuratevi di passarlo anche nelle piegoline fatte negli strappi. Ora girate il foglio e fate esattamente la stessa cosa anche sull'altro lato e poi lasciatelo ad asciugare sulla carta da giornale. Una volta che il vostro foglio si sarà completamente asciugato, dovrebbe avere più o meno questo aspetto. Vedete, sembra già un'antica pergamena. Adesso però dobbiamo disegnargli una mappa e voi potreste inventarvene una, perché no? Ma io voglio darvi qualche idea in più, e allora seguite il prossimo passaggio. Con un pennarello nero disegnate il contorno della vostra mappa del tesoro. La prima cosa che viene in mente a tutti è un'isola del tesoro e quindi disegniamo quella. Potete fare la vostra isola nella forma e misura che vi piace di più. Disegnate delle piccole ondine intorno all'isola che rappresentino il mare. Tantissime mappe antiche ce l'hanno. Poi magari aggiungiamo anche un fiumiciattolo che sinuoso sfocia nell'oceano. Disegniamo anche degli scogli, forse anche qualche collina e delle montagne qua nel mezzo. Sono facili da fare se pensate alle lettere U ed M capovolte. Aggiungete tutti i dettagli che pensiate possano abbellire la vostra isola. Che ne dite di metterci anche qualche albero? Ah, e naturalmente non può mancare il solito teschio. È una bussola che indica il nord. Poi disegnate una linea tratteggiata come questa per indicare il sentiero da percorrere per raggiungere il tesoro nascosto. Ah, e naturalmente una X per contrassegnare il punto preciso. E quando avremo finito di disegnarla possiamo legarla intorno un nastro per tenerla chiusa, ma anche per farla sembrare davvero autentica. Ma che ne dite di fare una mappa da regalare a un vostro amico il giorno del compleanno? Guardate, qui c'è il tracciato per fargli trovare il regalo. Una sorta di caccia al tesoro per trovare il regalo, poi bagno, eccolo qui, nella camera da letto. Un'idea molto originale. Ma possiamo usare anche una mappa per stilare un documento antico. Allora, che cosa c'è scritto su questo? Udite, udite,
Quivi si dichiara che a Tizio e Caio, possessore del presente documento, spetta di diritto fin da ora la paghetta doppia. Insomma, avete capito? È un contratto per la paga settimanale da far firmare ai vostri genitori. E poi con un documento così fatto interamente da voi proprio non potranno dirvi di no. Beh, ragazzi, con questo tesoro di mappa o mappa del tesoro che dir si voglia, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Art Attack con tanti nuovi lavori, tutti da scoprire qui con Giovanni, qui ad Art Attack. Ciao!